Urban, Giorgia Surina. No, vabbè, davvero. Ma che meraviglia. Ma io me la prendo così. Evviva! Ma non sei tu tesoro mio, è lui che è sempre... Te l'ho smontata. E vabbè, era da un pezzo che non la vedevo. Aspetta, smontata. Sembra un mobile dell'IKEA. Ha detta così, l'ho smontata. Non è carino. Non sei per niente carino. No, nel senso buono della queste cosa. Queste sono le reminiscenze di Ballando. Comunque buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio, che è entrata in stile. Capitano delle cose meravigliose qui, vecchi amici che si rincontrano, Memo che suona, che suoni. Vogliamo vedervi subito a Ballando? Dai, vediamo, così poi dopo chiacchieriamo, dai. Fammi! Gonna walk all over you. I heard that you settled down, that you found a girl and you married now. Hey, usami, straziami, strappami l'anima, fai di me quel che vuoi, tanto non cambi. Mi ha rotto la costola. Brava, come ti ha rotto la costola? Sul serio? Sì. Ti ricordi? Ma era una bella coppia passionale. Erano focosi loro due. Sì. Lì, volavano. Lì c'erano uomini che invidiavano Michael e donne che invidiavano lei. Però è stato veramente un percorso faticoso, ma bellissimo. Poi io amo ballare da sempre. Vabbè, adesso tocca riorganizzare una cosa per Onne Surina, così ci facciamo... Una salsa? Però, no, andate, mo, dai, ma dai, mo, dai, salsa, 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 salsa. Ma non me lo ricordo, così. Non me lo ricordo. La vita è su carnaval, e meglio vivi cantando fuori, anche ora. E la vita è su carnaval, e meglio vivi cantando. Braccio questo. Peron, sei esplosivo. Dio benedica Peron. Dio benedica. Allora, non ero pronta però io. Ma tu non sai, quando si entra qui si sa come si entra, non sa come si esce. Io ero pettinata, ero vestita sei tutta carina. Stai tranquilla, sei rimasta pettinata, tranquilla, bella, tranquillissima. Giustamente Jessica diceva ti vedevo sempre a MTV e adesso invece la ti scopriamo scrittrice, perché tu racconti la storia di due amiche sui 40, sì, che a un certo punto, deluse dal genere maschile, ovviamente non hanno mai incontrato Samuel Peron, bravissima, se l'avessero incontrato, no, amore, ti ringrazio, e nemmeno Cannoletta, ovvio, e nemmeno Memo, e nemmeno Zancella, esclusi presenti, garanzia, quindi, esatto, decidono di fare un'inseminazione artificiale da donatore, insomma, allora, che in Italia non si può fare, esatto, vogliono diventare mamme, almeno non vogliono perdere l'occasione di diventare mamme. Entrambe hanno appunto delle delusioni molto importanti, per cui decidono che non hanno più tempo da aspettare, quindi ricorrono a questa procedura che effettivamente in Italia non è accessibile alle donne single, e quindi le donne single vanno evidentemente in Spagna, in altri paesi dove invece è legale. È un po' un esercizio di stile, nel senso che effettivamente qui in Italia una cosa così. Ma tu hai amiche che l'hanno fatta questa scelta o ne avete mai parlato realmente? In realtà, guarda, per questo libro ho intervistato tantissime ragazze che l'hanno fatto e la cosa che mi piace tantissimo sottolineare è quanto sia stato per ognuna di loro un atto di grande coraggio e un atto di grande amore, nonostante invece si dica che effettivamente è un atto di egoismo quello di diventare mamma a tutti i costi, anche senza un compagno. E invece loro continuano a sostenere quanto grande sia l'atto d'amore e di generosità nel dare una vita nonostante tu sia da sola, perché non è facile. Ma tu lo faresti? Ma
Ma guarda, se io mi fossi trovata nella situazione probabilmente avrei detto sì, sai, il fatto di poter creare una vita è un dono meraviglioso e quindi non poterlo fare per vie, insomma, che non dipendono da te, per il fatto che non trovi il fidanzato perfetto. Sai cosa ti direbbe qualcuno che non la pensa come te? Ti direbbe, è un atto, sì, di egoismo, sì, eccetera. Ti direbbe un figlio nasce senza un padre. Sì. Ti direbbe, sei tu che non hai voluto trovare un all'altro. Sei tu che non sei stata capace di stabilire una relazione. No, perché? Perché in realtà... Questo è, diciamo, la controparte. L'avvocato del diavolo. Io ho valutato anche questo nel scrivere una storia così, perché la voglia era proprio quella di aprire un po' un dibattito. È vero che nasce senza un papà, ma è vero che è stato talmente desiderato, talmente cercato e voluto che sarà sicuramente amato. Ed è vero che oggi purtroppo affrontiamo comunque, no, molto spesso delle discussioni con altre coppie che sembrano felici, tema, in realtà non lo il sono. Tema, no, il tema che mi incuriosisce però è perché è la mancanza di fiducia nella possibilità di incontrare un compagno col quale poter costruire una famiglia. Ti dico, in realtà molte delle ragazze che ho intervistato hanno aspettato fino a un certo punto. Ci hanno provato, tu dici? Sì, sì, sì. Molte mi hanno detto all'ennesimo tradimento, l'ennesima volta che quello mi ha mollato, ho detto me lo faccio da sola. Vabbè. Faccio prima. Giusy, ma non... Versace, ti mando un messaggio. Veramente? Adorata, sì, simpaticissima. Amica, sorpresona. Allora, intanto, come dire, questa è l'occasione per ricordare di nuovo a tutti, per dirlo a voce alta, quanto sono fiera di te. Sei una persona speciale, ma non perché sei una vera professionista, una persona bella non solo nell'estetica ma anche proprio nell'animo. Ma poi sono veramente felice del fatto che il nostro rapporto d'amicizia si sia così consolidato in maniera naturale, spontanea negli anni. So che posso contare su di te come tu sai che puoi contare su di me. Un'amicizia così vera, disinteressata, nata anche in maniera spontanea e se vogliamo anche un po' come le protagoniste del tuo libro. Quindi sappi che sto studiando perché ci vediamo giovedì, abbiamo un appuntamento importante. Sono molto molto orgogliosa anche del coraggio che spesso tiri fuori per contagiare positivamente la gente, esattamente come reciprocamente cerchiamo di fare. Vabbè, vado a studiare. Io intanto mando un abbraccio allo studio, a Serena, ma soprattutto a te, amica Giorgia. Ci vediamo presto. Ti voglio bene! Grazie. Dove vi siete conosciute? A ballando. Certo. Ciao Giusy, grazie. Peraltro, insomma, quando si parla appunto sempre c'è una coppia che a noi piace molto perché lui è molto complice di lei. Lui è una rockstar internazionale e lei molto di lui. Ma una rockstar internazionale che più internazionale non si può. Sto parlando di... Damiano. Lo sapevo. Questa la sappiamo. Questa la sapete, però mi sono girata, dico, perché era un po' di suspense, che oggi è frontman dei Maneskin, per quei tre che non lo sapessero, che oggi è andata a Montecitorio al fianco della sua fidanzata Giorgia Soleri per partecipare alla conferenza stampa di presentazione della proposta di legge per il riconoscimento di vulvodinia e neuropatia del pudendo nei livelli essenziali di assistenza del sistema sanitario nazionale. Una proposta Giuditta Pini, PD, e Giuseppe Pisani, Movimento 5 Stelle, sono malattie non niente affatto rare, molto invalidanti per le donne, ed è stato bello, Domenico Marocchi li ha visti insieme, quindi è bello anche questa testimonianza di grande complicità e anche, insomma, diciamo, di una nuova figura maschile che è capace di... Vedi? Andare con la fidanzata e viceversa. Vediamoli. Quanto è importante appunto questa giornata, dicevi, Giorgia? È importante perché c'è stata finalmente la presentazione alla stampa della proposta di legge che è stata depositata sia alla Camera sia al Senato ed è veramente importante. Noi continueremo a lottare affinché questa legge venga calendarizzata, votata, passi e venga soprattutto applicata, che è la cosa più importante. E tu, Damiano, sei qui oggi appunto accanto a Giorgia perché? Io sono qui in veste di alleato. E, insomma, io sono qui soltanto per dare il mio supporto come amico, compagno, come persona, come umano, però penso che tutto ciò che c'è da importante da dire ve lo sapranno dire loro, perché il lavoro importante lo stanno facendo loro, io sono qui soltanto in quanto alleato, in quanto tifoso. Senti, Giorgia verrà a Torino, questo ce lo puoi dire? Viene a Torino. Lo posso dire?
tutti o no? Sì. Ah, oh, bene. Ci vediamo a Torino allora. Ci supportiamo vicendevolmente quando possiamo. Belli, comunque, grazie. Una ciao Serena, un bacio. Tutti così vi vogliamo. Magari ci fosse. Super institutional Damiano, è entrato a Montecitorio, giustamente giacca e cravatta. Sì. Bellissimo, bellissimo il fatto che loro si supportino a vicenda, che facciano delle battaglie anche importanti. Che poi comunque lui con la sua presenza ovviamente rafforza una battaglia che peraltro è molto giusta perché aiuta tante donne, una donna su sette appunto che è affetta da questa malattia. Tu di rockstar ne hai conosciute tante, no? Sì, mi hai fatto insomma una fortuna incredibile quella di intervistarne tanti. Parlami di George Michael, scusami, che era il mio amore da bambina, da ragazzina, ti prego. George Michael è l'unico che l'ho intervistato e... ho avuto il tuffo al cuore, sai quando sì. rimani come un gatto che guarda una cosa, no? Incuriosito, è bellissimo perché è stata una persona super gentile, super disponibile, super alla mano, uno di quelli che scherza anche con te nel fuori onda. E non è scontato, uno che mentre va il suo video balla davanti a te anche se non lo stanno riprendendo le telecamere. Wow, veramente un personaggio bellissimo da incontrare. Con una profonda fragilità, come sappiamo. Sì. E invece uno che è proprio stato antipatico, se no, si può dire. No, non posso dire, dai, non posso dirlo. Però ce ne sono stati, dai, ce ne sono stati. Siamo riusciti una a cavarci. Una villania, senza dire il nome, no. Dai. No, c'è stata una cantante molto, molto, molto famosa. Eravamo io e Marco Maccarini a presentare il programma. Non dirò mai chi è stata, ma lei guardava lui e non guardava me. Io le facevo le domande e lei rispondeva a lui. Complimenti. Poi dici ed era molto divertente la situazione. Perché a un certo punto dice, scusa, ma sono qua. Non ti sei lasciata intimidire, però. No, ecco. No, ma no. Senti, hai fatto recitazione, hai recitato. E c'è un episodio della tua vita che invece vorrei che tu ci raccontassi brevemente, perché è importante anche capire come è cambiato l'approccio. E che ti è capitato di essere vittima di uno stalker. Oh, però sì. Era tanti anni fa. E quindi non c'era legge e adesso fortunatamente le cose sono cambiate. Cosa ti successe? Semplicemente questo ragazzo che io non conoscevo aveva cominciato prima a fare degli scherzi telefonici, poi a lasciare dei messaggi in segreteria non proprio carini, fino a che scriveva su tutti i muri di Milano dei commenti non carini sul mio conto. Ma ripeto, non ho mai conosciuto. Sconosciuto, certo. E fino a che insomma dopo una serie di denunce siamo riusciti a fermarlo e a capire prima di tutto chi fosse, a identificarlo. Il problema è che non c'era una legge contro lo stalking, quindi era anche difficile farsi credere, spiegare quello che stava succedendo. Sì, no, che poi non parliamo, quanti anni fa era? Era il 2003. Sì, oddio, sono già 20 anni. Tantino, sì. Per fortuna è cambiata la situazione, per fortuna. Allora, un desiderio ce l'hai adesso? Il più importante, a parte ovviamente che il libro venda tanto e che tutti se lo leggano, in due sarà più facile restare svegli. Esatto, posso dire un piccolo dettaglio. Questa frase è una frase che arriva da una strofa di Niccolò Fabi, di una canzone di Niccolò, che si chiama La mano sugli occhi, ed è quella che sentiamo adesso, e me l'ha concessa gentilissimamente, e devo tanto a lui perché questo titolo è assolutamente... perfetto per creare l'atmosfera che io voglio raccontare nel libro. Grazie davvero a Giorgia Surina, torna a trovarci con tutti i tuoi nuovi progetti. E ieri è stata la volta delle misure del governo per fare fronte al caro bolletto.